50 anni e da quasi due completamente paralizzato. È la storia di Don Giuseppe Berardino, viceparroco a Santa Maria a Sette Ville di Guidonia. È il 2015 quando scopre una forma di SLA fortemente aggressiva e invalidante, che in pochissimi giorni gli scippa la quotidianità ricca di impegni e dei suoi giovani, che però con l'appoggio del parroco decidono di non abbandonarlo, trasformando una stanza della casa canonica in un vero e proprio presidio sanitario. È qui che Francesco incontra Don Giuseppe, qui resta con lui portando conforto e speranza. Fra l'icona della Madonna e la Via Crucis donata dai giovani si svolge tutta la nuova quotidianità, dura ma anche luminosa, di Don Giuseppe, assistito con tutto l'amore dei suoi parrocchiani. Io al suo fianco gli seguo, a parte tutta la gestione, le cure, l'assistenza, quindi lavarlo, insieme alle infermiere, che ci sono delle infermiere H24, e poi soprattutto seguire le 20 persone. Ci sono 20 persone sposate che mi aiutano, ci alterniamo nell'assistenza a Don Giuseppe. Sono papà di famiglia. Siete quindi i suoi ex giovani, ex sì. Perché vabbè, siete sì. Giovani ancora, sì. Dai. Ma perché avete deciso di non lasciarlo, di non abbandonarlo, di alternarvi? Guarda, sembrerà scontato, ma lui ha dato tanto per noi. Siamo tutti riconoscenti a Don Giuseppe, veramente. Lui si è speso tanto e noi siamo, questo è il minimo che possiamo fare per ricambiare quello che ha fatto per noi. Qual è la parte più faticosa? La parte più faticosa è e sta accanto a un amico che vederlo soffrire. Il parroco Don Gino è sempre al suo fianco, gli accarezza le mani con la tenerezza di un padre. Una grande prova che sintetizza tutto l'impegno di questa parrocchia nel coltivare le dimensioni del servizio e della carità. Loro mi aiutano, tutte le persone, tutte queste coppie, questi papà, come ti dicevo, mi aiutano quando magari io mi devo allontanare, o il sabato e la domenica, ci alterniamo i turni, quando sono le feste. Però è veramente, si è creato un gruppo e io basta che chiedo e salto velocemente, subito vengo rimpiazzato. Proprio è automatico, guarda, non c'è assolutamente nessuna. Dice chi va, chi non va. Io basta che scrivo, che chiedo e parte subito l'aiuto. È veramente, veramente una bella cosa. Cosa manca di più del Don Giuseppe nel pieno delle sue capacità? Ci manca tanto, ci manca tantissimo. Don Giuseppe c'ha un grande dono, quello di saper ascoltare. Ecco perché tanti di noi siamo riconoscenti a lui. C'aveva veramente sto carisma, che c'è un discernimento quando ti dava la parola giusta, al momento giusto. Ma com'era Don Giuseppe prima della malattia? Pochi secondi di un video della GMG a Rio con Papa Francesco ci restituiscono un ricordo incancellabile e che toglie il fiato. Paolo, registra cosa? Col telefonino, ma vai, vado a passare. Ah, stai registrando? Questa poi famo tutto un filmato. Nel cielo a parte voi, un segno grazioso. Non ho pochissimo da dire se non abbracciare anche Don Gino, che è questo sacerdote che se lo ha abbracciato come un figlio e ha vissuto con lui assieme a tutta la collettività. Davvero, non abbiamo altro da poter dire. Se no...